Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Salvatore. Parliamo di CrowCrypto.com. Ci sono importanti novità e state molto molto attenti perché siamo in una fase molto molto particolare. Quindi ragazzi, iniziamo subito il video. Lasciate subito like. In questo periodo vi vedo un po' spenti, devo dire la verità, ma mi raccomando, attivatevi perché dobbiamo portare queste criptovalute il più in alto possibile. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale ragazzi e andiamo subito al dunque. Innanzitutto possiamo dire che l'andamento degli ultimi 7 giorni, ragazzi, non è molto positivo per tutto quanto il mondo delle criptovalute. Dopo una breve ripresa che vedeva come protagonista Bitcoin, abbiamo visto che in questi ultimi giorni, nonostante diciamo alcune news positive, ma dovute anche molto alla news, tra virgolette, riguardo la guerra tra Russia ed Ucraina, il mercato in generale, i mercati comunque ne stanno risentendo molto e nel momento in cui questa guerra dovesse scoppiare veramente, dovesse diciamo iniziare, a mio parere il mondo delle criptovalute, così come i mercati finanziari, ne risentiranno ancora di più. Anche se poi, durante, diciamo, anche dopo le guerre, beni come, beni tra virgolette, asset come anche Bitcoin e le criptovalute poi tendono comunque ad, tra virgolette, aumentare perché appunto sono riserve di valore. Quindi non mi concentrerei troppo sul breve termine, ma quanto più sul long. Sapete bene che io sono un hodler di lunga data, quindi non mi preoccupo più di tanto, sono super bullish sempre su Bitcoin. E andando ad analizzare un attimo quelle che sono anche le altre criptovalute, in questo caso Crypto.com, che è una cripto che mi chiedete sempre, insieme tra l'altro a Shiba, che sapete bene non sono due criptovalute che adoro tantissimo, ma comunque. Siccome a voi fa tanto piacere sapere appunto avere aggiornamenti su queste criptovalute, oggi ho deciso di analizzare un attimino Crow. Dopo la super notizia bullish per quanto riguarda il Super Bowl, sapete l'evento americano più atteso, e come partnership c'è appunto anche Crypto.com come sponsor al Super Bowl. Questa notizia ovviamente ha portato anche diciamo un andamento positivo anche analizzando il grafico per Crypto.com. Non so se questa notizia basterà per diciamo andare ad un livello. Adesso vedete segnato sul grafico questa resistenza con questa trend line gialla o questa linea gialla sostanzialmente, e questa ragazzi è una resistenza abbastanza importante. Possiamo andare a vedere subito sul grafico settimanale. È un'area di resistenza, ovviamente non è un punto, vi dico sempre che non è un prezzo specifico l'area di resistenza, è comunque un'area ed è quella diciamo che ha toccato in questa candela settimanale per il momento, dove ha trovato appunto questa zona di resistenza, questa ed è stata appunto assorbita. Attualmente possiamo andare a vedere meglio nel grafico giornaliero, c'è un piccolo ritracciamento, quindi è probabile che appunto adesso sembra nella candela giornaliera di oggi sembra aver fatto questo piccolo aver toccato questa piccola zona di adesso ve la disegno qua. Di supporto sembra essere rimbalzata qua, quindi probabilmente potrebbe tentare un altro attacco a quest'area e vedere se verrà nuovamente assorbito oppure tornerà a quindi verrà nuovamente assorbito e farà magari un movimento del genere e tenterà un terzo attacco per poter poi definitivamente fare un breakout. Oppure se dovesse andare giù, ragazzi, potremmo ritrovarci in una situazione non molto piacevole, anche perché è vero che comunque in quest'ultimo periodo è uscito da quello che è una diciamo un canale ribassista, quindi ha rotto. Adesso scusate, mi sto impappinando col grafico. Eccoci qua. Ok, è uscito da questo canale ribassista, quindi potrebbe anche un'altra cosa rimbalzare su EMA 100, che io personalmente non utilizzo le EMA per fare da supporto e resistenze, ma comunque potrebbe appunto rimbalzare in questa zona e riprovare un altro attacco. Se dovesse fare breakout di questa trend line, allora ragazzi vi anticipo che comunque la situazione di Crypto.com effettivamente non è davvero tanto male, considerando che per quanto riguarda il livello di Fibonacci, ci troviamo in zona 0, ha fatto il bottom in zona 0,78, che è comunque una zona molto molto di pericolo, nel quale sotto questa zona comunque è già anche già in questa zona si rischia l'inversione di trend. Personalmente pensavo che dopo il pump incredibile che c'è stato degli ultimi mesi,
Crypto.com appunto facesse un ritracciamento molto più grande. E invece devo dire che ha reagito davvero bene. Infatti si trova attualmente in 3 settimane, di 3 candele positive per 3 settimane consecutive. Vediamo dove chiuderà questa settimana. Appunto, attualmente si trova in questa zona qua di resistenza. Vedremo come reagirà. Se, vi ripeto, dovesse fare il breakout di questa resistenza, allora a quel punto potremmo veramente trovarci in una situazione nel quale potrebbe fare un ultimo attacco a questa area di resistenza che si trova in questa zona qua, ragazzi, quindi zona 68, e sinceramente a quel punto si potrebbe anche magari puntare a nuovi ATH, sostanzialmente nuovi Altamike. Ultima cosa per quanto riguarda l'estensione di Fibonacci, possiamo vedere che attualmente ci troviamo in zona 38. Rimbalzo su zona 0,23 e potrebbe esserci un prossimo attacco alla zona 38. Se dovesse fare, come vi ho detto, breakout, punterà alla zona 0,50, quindi dove il prezzo è circa 64 centesimi, e magari potrebbe reagire in modo da fare di nuovo la stessa cosa, quindi rimbalzare in questa zona qua per puntare un altro attacco e andare in questa zona. O magari, ragazzi, se non riuscirà ovviamente di nuovo a fare il breakout di questa resistenza e quindi dovesse rifare una sorta di redistribuzione in questa zona, potrebbe ritornare qua. Ovviamente questo non possiamo saperlo, e probabilmente, per quanto vi ho detto riguardo le notizie non positive che hanno buttato un po' il mercato giù riguardo la guerra, questa, diciamo, è una fase molto molto pericolosa. Ovviamente ci tengo a ricordarvi, ragazzi, che questi non sono assolutamente consigli finanziari, questa è soltanto una mia piccola analisi di come interpreto io i grafici. I grafici non per forza dicono la verità, vanno tenuti soltanto come appunto uno strumento e non come una sostanzialmente una sfera della verità. Ecco. Altra cosa super importante, ragazzi, vi ricordo di entrare nel gruppo e nel canale Telegram che trovate in basso. Sono due link: uno è un gruppo nel quale potete entrare e fare qualsiasi domanda riguardo il mondo delle criptovalute, ci sono tantissime persone. L'altro invece è un canale nel quale posto le news più importanti, così che non vi disturbano i messaggi, e trovate appunto notizie come questa riguardo anche crypto.com e le cose più importanti che succedono nel mondo delle criptovalute. E così non ve le perdete sostanzialmente. Altre notizie bullish, ragazzi, vi consiglio un'altra cosa, non solo di seguire me per quanto riguarda Twitter, ma se non siete ancora iscritti a Twitter, fatelo a prescindere, perché per tutto il mondo delle criptovalute questo è il social sostanzialmente più utilizzato e sul quale trovate le news più importanti, beh, che vengono condivise ovviamente dai vari progetti. Quindi soprattutto se seguite molto Twitter, non vi perdete, diciamo, una notizia così super interessante come quella che riguarda lo staking, sostanzialmente la possibilità di guadagnare fino al 30% con i vostri CRO. Quindi avete la possibilità di mettere nel supercharger i vostri CRO e guadagnare dei Luna. Vi dico già che quel 30%, ovviamente, ragazzi, è su base annuale. Il supercharger non durerà un anno, ovviamente durerà pochi giorni, e per guadagnare, diciamo, una cifra interessante bisognerebbe avere già tantissimi crew. Quindi ho già fatto questo calcolo, per chi ovviamente magari è interessato a sapere come si fa, fatemelo sapere nei commenti. Mi invito a commentare il video con qualsiasi cosa vi interessi sapere, magari approfondire anche per quanto riguarda sia crypto.com, l'exchange e tutto l'ecosistema, ma anche per quanto riguarda Kronos, che appunto è la blockchain di riferimento, che è una blockchain in netta espansione, molto molto interessante, devo dire. E comunque, se vi interessa appunto approfondire e sapere molto di più, fatemelo sapere nei commenti. Domani, ragazzi, inizia il Super Bowl, vedremo come reagiranno le criptovalute, soprattutto quelle coinvolte, anche se la notizia ovviamente ha già creato il pump qualche giorno fa quando è uscita questa notizia. Considerate che quest'anno il costo di uno sponsor per quanto riguarda 30 secondi di visibilità costa circa 7 milioni di dollari, un costo incredibile, sapete bene. Crypto.com è famosa per aver stretto queste grosse partnership, ma anche tutto il mondo delle criptovalute quest'anno, ragazzi, ha raggiunto tantissimi accordi con grandi brand, grandi personaggi dello spettacolo, con grandissime aziende, e probabilmente questo è l'anno in cui le criptovalute diventeranno mainstream. Nel senso che ormai fanno parte del mondo reale, non sono più come prima considerate soltanto un mondo sconosciuto. Adesso, ovviamente, soprattutto i progetti
che spendono tantissimi soldi, così come Crypto.com, FTX, Solana e Coinbase, che appunto è anche quotato al Nasdaq, sono ormai grosse aziende che valgono miliardi sostanzialmente. Pensate che FTX è stata valutata a 30 miliardi, e quindi ragazzi, non, anche le grandi aziende non possono fare a meno di tenerla in considerazione. Altra cosa importante da non sottovalutare, ragazzi, la Cronos Chain entra nella top 10, in questo caso top 9, per le blockchain con TVL bloccato, Total Value Locked, che supera i 2 miliardi. Quindi la classifica che vede le blockchain per Total Value Locked bloccato vede appunto Cronos Chain al nono posto. Questa è una notizia molto molto importante, perché ci fa capire che questo ecosistema è in netta espansione, sempre più progetti e investitori entrano a mettere soldi ovviamente in questa blockchain. Tra l'altro ci sono progetti del quale mi chiedete sempre, come WWS Finance, Cronos Swap. Se magari volete approfondire questi progetti o la blockchain Cronos in generale, fatemelo sapere nei commenti. Ultimissima cosa per i neofiti, ragazzi, ci sono due possibilità. Potete utilizzare Crypto.com sia exchange che l'applicazione. Io vi consiglio di utilizzare l'exchange in qualsiasi caso, perché ha delle commissioni più basse, e tra l'altro potete richiedere la famosa carta se mettete in staking i vostri crow, e se utilizzate il mio codice referral, che è quello che trovate in basso utilizzando anche il link, avete appunto la possibilità di guadagnare anche 25 dollari mettendo in staking i vostri crow. E poi i vantaggi che potete avere mettendo sempre in staking i crow sono quelli di avere uno sconto dal 20 al 100% sulle commissioni di trading quando metti in staking e paghi le commissioni in crow sostanzialmente, quindi quando utilizzi crow come valuta di scambio. E sostanzialmente poi ci sono i vari livelli che aumentano in base ai crow messi in staking, e trovate tutta la tabella sull'exchange. E poi, ragazzi, come ben sapete, dà la possibilità anche di guadagnare in altri modi, oltre allo staking dei crow, per chi crede in questo progetto, c'è la possibilità di utilizzare i supercharger. Quindi cambiano ogni mese, avete la possibilità, sempre utilizzando i vostri crow, mettendoli in staking, di guadagnare. In questo caso c'è stato il periodo di guadagno di Ethereum, adesso c'è il periodo di guadagno di Luna. C'è un calcolo da fare per capire quanto riuscirete a guadagnare. Sostanzialmente questo vale anche in base all'allocazione che viene stabilita per ogni supercharger. Se volete approfondire come funziona, fatemelo sapere sempre nei commenti, magari faccio un video proprio dedicato. Inoltre, prossimamente arriverà un'altra cosa interessante sull'exchange di Crypto.com, ovvero la syndicate, sostanzialmente chiamata così, ovvero la possibilità, mettendo sempre in staking i vostri crow, di partecipare alle vendite di determinati token e progetti. Probabilmente sarà una cosa un po' come il launchpad di Binance. Ovviamente è una cosa che stanno adottando un po' tutti gli exchange, e quindi anche Crypto.com prossimamente lancerà questa sorta, diciamo, di possibilità. Quindi, ragazzi, tutte queste cose fanno pensare che comunque Crow ormai è un progetto, anche se a me, devo dire la verità, non fa impazzire, però purtroppo, meglio, senza purtroppo, però dobbiamo comunque accettare il fatto che ormai c'è, e che molto probabilmente, date le grosse partnership e date la grossa quantità di utenti che sono in entrata su questo exchange, molto probabilmente ci rimarrà. E se la bull run dovesse continuare, probabilmente potrebbe fare anche nuovi all time high. Anche questo video è finito, ragazzi. Io vi aggiornerò con nuovi video riguardo tanti altri progetti, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video, lasciate like al video, che è molto molto importante, ed entrate nei canali e gruppi Telegram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.